con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, ci troviamo proprio accanto alla cella numero 5. In questo luogo Padre Pio ha soggiornato per tanti anni, è stata la sua prima cella. In questo luogo i pellegrini non possono accedere perché ci troviamo proprio nella clausura del convento di San Giovanni Rotondo. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi una storia. Ecco, vedete in sovraimpressione il racconto di tante persone arriva proprio perché vogliono testimoniare quanto sia stato importante l'intervento, l'intercessione di Padre Pio da Pietrelcina nella loro vita. Ad esempio Livio che ci ha scritto una lunghissima lettera. Livio è un uomo di 45 anni, proveniente da un piccolo paese vicino Verona, che condivide questa testimonianza su un evento che gli ha cambiato radicalmente la vita, questo incontro, l'incontro con Padre Pio. Una storia che comincia 22 anni fa, quando a Livio viene diagnosticato un angioma al cervello. La mamma, grande devota di Padre Pio, decide di recarsi da sola a San Giovanni Rotondo per chiedere la grazia della guarigione del figlio. Questo racconto arriva a Livio soltanto molti anni dopo e questo spiega appunto il motivo del continuo peregrinare della mamma di Livio a San Giovanni Rotondo, al santuario. Ecco, Livio cresce con una profonda devozione per Padre Pio, che considera una vera e propria figura paterna. Lui che gestisce una pizzeria con il fratello, ma purtroppo, come accade nella vita di tutti i giorni, la sua vita ha avuto alti e bassi, un matrimonio breve e doloroso che è finito dopo solo 6 mesi, lo ha lasciato con tante domande da rivolgere a Dio, soprattutto su quello che era il suo futuro, però continua a trovare conforto nella sua vita e nel suo continuo interrogarsi e soprattutto anche nella preghiera. Però la sua vita prende una svolta quando la sua compagna di vita, la sua nuova compagna che appunto si chiama Chiara, affetta da gravi problemi di salute, inizia a peggiorare nonostante gli sforzi dei medici. Disperato Livio decide di rivolgersi a Padre Pio, scrive una lettera a Padre Pio ogni sera, implorando il suo aiuto. Un giorno sogna Padre Pio, che quasi con tono forte gli comunica di aver letto la sua lettera e che non deve scrivergli continuamente. Questo segno paradossalmente gli porta conforto e speranza, perché è consapevole del fatto che Padre Pio ha ricevuto quella sua richiesta di preghiera. Inoltre poi è la mamma di Livio che gli racconta un sogno simile, rafforzando anche ulteriormente la sua fede. E in questo contesto, ecco, arriva la guarigione per Chiara. E termina questa lettera, questa storia, chiedendosi il motivo per il quale, racconta, Padre Pio ha scelto me per questa sua intercessione, per questo miracolo che è avvenuto a Chiara. Ma lui alla fine accetta con gratitudine questo dono della fede, ecco, della guarigione. Una testimonianza, quella di Livio, che è forte dal punto di vista del potere della preghiera nell'andare a superare le avversità e trovare così speranza anche nei momenti più difficili della vita.